Bentornati su MSC Crociere Passion Channel. Stamattina alle ore 7 siamo arrivati con la nostra MSC virtuosa all'isola di Sirbanias. Abbiamo attraccato ed io mi sono affacciato per vedere dal balcone quale fosse il paesaggio esterno. Cercavo palazzi, cercavo grattacieli, cercavo la città. Mi sono affacciato e ho visto il mare. Poi mi sono affacciato dall'altro lato della nave e ho visto il mare anche dall'altro lato. Abbiamo scoperto che si poteva scendere liberamente in escursione. Bene, questa è la nostra escursione, qui c'è una spiaggia e noi quindi siamo scesi, ci siamo venuti a posizionare qui in questa spiaggia, che è veramente grande, è una spiaggia che può ospitare diverse centinaia di passeggeri. E siamo venuti in questo punto, in quest'area, perché questa è l'area designata agli ospiti che hanno acquistato l'esperienza aurea come noi. Fa caldo, infatti siamo in costume da bagno. Fare il bagno non so ancora se è il caso, ho provato a mettere i piedi nell'acqua, però diciamo che ad un primo impatto era un po' freschetta. C'è qualche decina di persone che sono in mare a fare il bagno in completa scioltezza, probabilmente sarò io ad essere freddoloso, però gli altri stanno facendo il bagno tranquillamente. In un primo momento, quando ho visto che c'era qualcuno in mare, ho pensato ma saranno temerari, però vedo che adesso i temerari aumentano a dismisura, a vista d'occhio. Evidentemente l'acqua inizia anche a riscaldarsi da questa mattina quando siamo arrivati noi. Quando si scende non avrete bisogno di portare con voi del denaro, perché è necessaria semplicemente la cruise card. Vigono esattamente le stesse regole che ci sono a bordo della nave. Eccezione vale solamente per alcuni negozietti presenti a terra, per cui è necessario venire premuniti di denaro in valuta locale oppure anche in euro per gli acquisti. Abbiamo visto sul diario di bordo che dalle 12 alle 14:30 è previsto il buffet. Siamo passati prima strada facendo che arrivassimo in questa postazione a questo ombrellone. Abbiamo visto già la zona in cui è previsto il buffet, per cui immagino che sarà il buffet in stile marketplace MSC. C'è un'area dove si balla, si fanno attività di risveglio muscolare al mattino, è prevista la solita lezione di ballo così come anche a bordo della nave. Qui è, devo dire, molto caldo, si può stare tranquillamente in costume da bagno senza alcuna difficoltà. È raccomandata la protezione solare, altrimenti si rischia di scottarsi. Siamo stati anche fortunati, devo dire, perché siamo arrivati qui a Dubai con un clima perfetto. Oggi allo stesso modo a Sirbanias Island, ancora migliore, fa veramente caldo, a differenza delle settimane precedenti in cui il clima non è stato dei migliori. Ha tirato vento, stranamente ha piovuto qui negli Emirati Arabi quando non pioveva da veramente molto molto tempo. È un momento veramente piacevole, una permanenza a dir poco soddisfacente. Infatti, come noi, ci sono anche molti altri passeggeri qui ad occupare gli ombrelloni caratteristici in legno ed in paglia. Hanno il tronco in legno con l'ombrello in paglia, veramente molto caratteristici, e poi delle sdraio sempre in legno, ma devo dire ergonomiche, comode, perché non sono i soliti lettini che troviamo anche a bordo della nave. Hanno la forma della nostra schiena, per cui riescono a conferire un benestare davvero di qualità. La nave in pratica attracca a 100 metri dalla spiaggia. Noi siamo qui a prendere il sole, a fare il bagno con la nave proprio a due passi, per cui scendere dalla nave e arrivare qui in spiaggia equivale a dire a circa 2 minuti di camminata a piedi. La spiaggia è ben curata, allo stesso modo anche il mare, ed è delimitato dalle boe, perché evidentemente l'area ha una profondità accettabile per i passeggeri, mentre probabilmente al di là delle boe il fondale sarà stato dragato per consentire appunto alla nave da crociera di poter effettuare le varie manovre di attracco. Quindi sicuramente sarà profondo almeno 8 metri e mezzo, e che equivale al pescaggio
della MSRC Virtuosa, per cui sarà un fondale di almeno 9-10 metri. E allora, per mettere in sicurezza l'area, si è preferito delimitare proprio l'area di balneazione. Inoltre c'è da dire che qui sulla spiaggia è presente il bagnino che corre di qua e di là a riprendere alcuni passeggeri che magari vanno a giocare sugli scogli. Allora, per evitare che si facciano male, il bagnino lo vediamo che corre a destra e a sinistra per andare a farli scendere dagli scogli. Vedete che qui alle nostre spalle c'è la MSC Virtuosa. Potete ben comprendere la distanza reale che intercorre tra noi e la nave. Quindi anche nel caso si dovesse aver dimenticato qualcosa a bordo, si ha comunque la possibilità, in maniera molto agevole, di poter rientrare un momento alla nave e ritornare. 10 minuti di tempo e si torna in nave e si ritorna. Ho visto per esempio che per gli ospiti dello Yacht Club è previsto un caddy molto grande e comodo che, guidato da un operatore della MSC, accompagna gli ospiti dello Yacht Club in spiaggia all'area dedicata, perché abbiamo visto che ci sono delle aree dedicate proprio alle migliori esperienze acquistabili. Parliamo quindi dell'esperienza Aurea e dello Yacht Club. Sul foglio che ci è stato recapitato ieri in cabina era presente una mappa dove erano disegnate le aree dedicate esclusivamente agli ospiti che avevano acquistato le migliori esperienze di viaggio. Parliamo degli ospiti in esperienza Aurea e gli ospiti dello Yacht Club. Questi ospiti hanno aree della spiaggia dedicate, era praticamente specificato sulla mappa. Questo non significa che anche gli altri ospiti in esperienza bella ed esperienza fantastica non possano scendere. Possono scendere, c'è un'altra area della spiaggia dedicata. Ho notato che la spiaggia è veramente ben curata, caratteristica, e soprattutto noto molto ordine. Oltretutto, cosa oggi importante, perché siamo ancora in tempo di pandemia, il distanziamento tra gli ombrelloni è davvero abbondante. Parliamo di circa 5 metri tra un ombrellone ed un altro, per cui si riesce ad avere anche la giusta privacy che solitamente si desidera quando si è in vacanza. Dopo questa piccola prefazione, voglio adesso farvi vedere nel concreto di cosa stavo parlando. Abbiamo visitato la spiaggia di Sirbanias Island. Questo video termina qui. Noi ci rivedremo al prossimo appuntamento con l'isola di Sirbanias Island e tutto ciò che è presente qui in questa fantastica location. Per cui, se vi è piaciuto intanto questo video, mettete un like, commentate, iscrivetevi al canale e cliccate la campanellina per rimanere aggiornati su tutte le novità a bordo della MSC Virtuosa durante anche tutte le nostre escursioni. E non dimenticatevi di seguirmi anche sul mio canale Instagram. Ciao a tutti!